La più semplice. Life is Travel è il titolo della mostra fotografica inaugurata ieri sera all'atrio superiore del Palazzo Municipale di Sciacca, giunta alla seconda edizione ed organizzata dall'associazione L'Altra Sciacca e dai familiari ed amici di Fabrizio Piro, il fotografo saccense scomparso all'età di 37 anni a causa di una incurabile malattia. Anche quest'anno grande partecipazione all'inaugurazione della mostra, che è stata preceduta nelle scorse settimane da una caccia al tesoro fotografica. Anche quest'anno abbiamo avuto tanta gente che è venuta a trovarci. E io volevo ringraziare tutti i presenti perché comunque c'è stata questa partecipazione, ma soprattutto mi tocca ringraziare tutti gli amici, tutti coloro che mi sono stati accanto, e non è stato facile ovviamente lavorare sulle foto e quindi andare a organizzare tutta la mostra, però l'ho potuto fare grazie a questo gruppo di amici che ha lavorato veramente col cuore, quindi grazie ancora. La mostra rimarrà aperta fino a quando? La mostra sarà aperta fino a domenica, si potrà visitare sabato mattina e pomeriggio e domenica pomeriggio. Ieri sera sono state premiate 3 delle squadre partecipanti alla caccia al tesoro e le loro foto fanno parte della mostra al lato inferiore dedicata quest'anno al tema del viaggio. L'edizione dell'anno scorso ha avuto un grandissimo successo, noi quest'anno l'abbiamo ripetuta, tra l'altro cogliendo l'occasione di farla collegare con la caccia al tesoro, che quest'anno anch'essa ha avuto un successo strepitoso, ci sono state più di 20 squadre e giustamente questo risultato deve essere riportato anche in quella che sarà stasera una premiazione dei vincitori. Noi siamo particolarmente, come associazione L'Altra Sciacca, contenti non solo per dare il tributo a Fabrizio Piro, ma perché nella sua passione per la fotografia ha saputo trasmettere quello che materialmente era la sua visione sia della vita sia del modo in cui si deve vedere la vita. La mostra è fatta in maniera tale di dare una parte a quello che è stata la caccia al tesoro, ma molto è riservato a quelle che sono state le fotografie che Fabrizio Piro ha scattato nel corso della sua vita e che evidentemente, ripeto, porta ad avere una visione, un modo di vedere i panorami, la gente, gli scorci di questa città e non solo, perché ha viaggiato moltissimo, perché evidentemente questa è una caratteristica del fotografo, deve saper cogliere l'atto bello di quello che vede. Il progetto Life è anche solidarietà. Ieri sera è stato presentato il nuovo pulmino della Lilt, acquistato grazie ai contributi dei saccensi e delle offerte raccolte durante la scorsa edizione della mostra dedicata a Fabrizio Piro. Pulmino che è stato benedetto dall'arciprete Lobù alla presenza del presidente e dei volontari della Lega Tumori di Sciacca. Io ho sempre fiducia nei saccensi perché con la Lilt sono stati sempre generosi. Noi diamo tutto quello che possiamo e cerchiamo di aiutare le famiglie, di essere gentili, cordiali e di aiutarli soprattutto nel bisogno, cioè quando sono in confusione, sono tristi. Ecco, questo è lo scopo della Lilt, quello di aiutare il prossimo, e loro ci aiutano dando delle cospicue donazioni e permettendo di raggiungere tanti obiettivi. Abbiamo comprato questo pulmino, ma anche abbiamo comprato un bellissimo ecografo che è a servizio della cittadinanza. Grazie sempre a tutti, grazie sempre.